Sapevate che ci sta un prototipo della Beretta 92 con canna oscillante tipo Browning? Se avete i libri giusti, lo sapevate. Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Spare. Benvenuti in questa nuova rubrica di questi brevi video dove vi intendo consigliare dei testi. Oggi vi consiglierò Pistole Militari Beretta. Scritto da Adriano Simoni, questo libro di 251 pagine con tantissime illustrazioni e disegni tecnici ci illustra le pistole militari della Beretta, le pistole da servizio. Sono escluse quindi quei modelli un po' più sportivi e commerciali, potremmo dire. Ma si parla più prettamente delle pistole che possiamo considerare da porto. Il libro è molto piacevole da leggere, non va in profondissimi dettagli tecnici, non è neanche lontanamente un libro tecnico per quanto riguarda, né troverete enormi informazioni per quanto riguarda punzonature cosiddette, ovvero dettagli che troviamo sull'arma, ma troveremo dati fondamentali come disegni tecnici, numeri di produzione e una breve storia e descrizioni tecniche dell'arma. Tra l'altro vengono affrontate in questo libro alcune armi che sono forse un po' più rare, mentre tutti conoscono la Beretta 34 e 35, non molti sanno che per esempio la Regia Marina Militare adottò l'antenato della 34, ovvero la Beretta 31, anche in questo libro descritta. E questo libro, molto piacevole da leggere, scritto in un linguaggio scorrevole, direi che è anche adatto ai neofiti, ci descrive e ci fa veramente apprezzare come si è evoluto il design, perché se prendiamo una Beretta 92, possiamo in essa apprezzare l'evoluzione del design fino alla prima delle berette, la Beretta 1915. Oltre a questo, altri capitoli interessanti sono quelle sulle pistole un po' più moderne, come la PX4 o la APX. Ma anche su modelli meno conosciuti. Se sapevate che c'è una Beretta 93 a raffica, non sapevate che c'è una Beretta 1951 a raffica. E proprio sulla Beretta 1951 dà anche interessanti spunti sulle copie fatte su licenza da Egitto e Iraq. Una cosa che forse non sapevate. Il prezzo di listino del libro è di 28 euro. In descrizione vi ho lasciato un link da affiliato Amazon. Se intendete comprare questo libro su Amazon, considerate seguire il mio link, vi porterà alla mia pagina affiliato, dove troverete anche altri libri. È una piccola, piccola porzione di quello che pagate Amazon. Amazon lo darà a me, magari per comprare altri libri interessanti in futuro e farveli vedere.